Buongiorno a tutti, buongiorno. Sono in compagnia con il signor Volonté, che è responsabile dell'organizzazione dei Lions, è corretto? È corretto. Grazie, e oggi siamo arrivati alla nuova edizione della festa d'estate, in un momento dell'anno un po' particolare, nel senso che è sempre stata fatta a giugno. Quest'anno per problemi meteorologici abbiamo pensato di rinviarla a settembre e il tempo ci è stato amico, perché abbiamo avuto ieri e oggi due giornate fantastiche e speriamo proprio di sfruttarle al massimo, con una partecipazione che già dal mattino si preannuncia molto intensa, e speriamo che così sia per tutta la giornata, anche perché quest'anno abbiamo qualche iniziativa nuova che vogliamo andare a proporre. Benissimo, ci parli allora delle iniziative, sia quelle che sono state proposte gli anni scorsi e anche di quelle nuove. È da pochissimo partita la maratonina, ci sono 170 bambini accompagnati spesso dai genitori che stanno facendo un percorso di poco più di 3 km attraverso il parco, ed è la prima iniziativa della giornata. Dopodiché abbiamo delle iniziative che sono considerate un po' statiche, nel senso che abbiamo il parco giochi organizzato dalla CLS, la cooperativa a lavoro e solidarietà, abbiamo la gara di bicicross che è organizzato dalla Fat Wheels, che è un'associazione che a Salorno ormai è nota per questa situazione di bicicross. Abbiamo l'aquilonata, che è gestita dalla Croce Rossa, abbiamo il banco alimentare gestito dall'associazione Marinai. Insomma, la cosa bella è che questa festa è partecipata da tante associazioni e riesce a realizzare anche tanti eventi capaci di attirare l'attenzione un po' di tutti, senza dimenticare i nostri gonfiabili, che nel pomeriggio normalmente sono pienissimi di bambini e si divertono molto. Ma l'iniziativa di quest'anno, che è nuova, l'abbiamo definita l'Urampiadi, cioè le Olimpiadi dell'Ura. È la prima edizione che la facciamo quest'anno ed è rivolta alle associazioni, per cui l'abbiamo sottotitolata Associazione in Gioco. Sarà una gara a punteggio composta da 12 giochi e che vedranno la partecipazione di 6/8 associazioni, perché le ultime due sono ancora incerte, e si svilupperà a partire dalle 3 fino a stasera con giochi di tipo campestre.
Direi che di iniziative ce ne sono tantissime, proprio da riempire tutta la giornata. E così da in un primo momento vedo che c'è tantissima gente, lei è soddisfatto? Diciamo che avevamo un po' di preoccupazione, perché realizzare una manifestazione del genere a settembre inoltrato, più che la festa d'estate, la festa di fine estate, e tra l'altro viene a coincidere con altre manifestazioni tante che sono presenti oggi a Saronno, e questo ci dava un po' di preoccupazione per quanto riguardava la presenza delle persone. Siamo alle 11 del mattino e sembra che questa preoccupazione per fortuna non debba esserci, perché facendo riferimento alle presenze dell'altro anno, direi degli altri anni, perché questa ormai è la 12ª edizione della festa d'estate, direi che facendo il paragone con le altre edizioni forse quest'anno raggiungeremo uno dei momenti di maggior numero di persone che abbiamo fatto negli anni. Vuol dire che è stato fatto un buon battage pubblicitario. Sì, io so che hanno aiutato molto anche i gruppi che ci sono su Facebook di Saronno, che hanno spinto tutte le iniziative e soprattutto questa. Diciamo che mentre all'inizio dovevamo andare a spiegare cos'era la festa d'estate, per cui rimaneva l'incertezza, ormai tutti sanno cos'è, e questo bene o male è un passo avanti fondamentale per poter poi andare a programmare un certo numero di presenze legate alla pubblicità che le varie associazioni fanno, e questo è molto bello. Infatti quindi tutto volontariato, coinvolte tutte le associazioni, ed è una bellissima iniziativa. Noi la ringraziamo per la disponibilità e le auguriamo buona giornata e a tutti buon divertimento. Grazie a voi, arrivederci. Arrivederci. 3,5 km li hanno fatti in un attimo. Due ragazzi in arrivo, il primo continua a voltarsi, sprint finale, il primo non è tanto sicuro perché continua a voltarsi, il piccolo lo sta raggiungendo, attenzione a quella bimba con l'aquilone, attenzione alla bimba, sprint finale, attenzione, rush finale, faccia 5! Non ho preso, arrivo, è in arrivo il terzo, sembra un altro ragazzo, il primo ci ha messo 12 minuti e 30, l'anno prossimo bisogna fare Enzo la gara più lunga, almeno a 5 km, 3,5 5. Ecco il terzo che sta arrivando, attenzione Nicola Pilone. Il numero 126 è in arrivo. Non ne ha più. Oh, che ce n'è. 128, vai! Terzo arrivato, bravissimo! Mi sembra il fratello gemello del primo. 131, arriva al quarto, forza l'ultimo, 129, il primo papà, complimenti, forza che ci siamo, numero 158, quale, quanto hai fatto? 14,35, complimenti! Eccoci arrivati! Ma soprattutto siete arrivati voi, la famiglia al completo, tra i primi arrivati. Vi presentate? Presentiamo il papà. Roberto. Bene, e sei arrivato? Primo. Primo tra gli adulti. E voi chi siete? Io mi chiamo Emanuele, sono arrivato quarto. Wow! Io mi chiamo Tommaso, sono arrivato secondo. Ma che bravi! Ma è la prima volta che fate questa gara? Ed è la prima volta che siete arrivati tra i primi, oppure anche gli anni scorsi siete stati bravissimi? Io l'anno scorso sono arrivato primo, no, forse due anni fa. Una bellissima manifestazione anche quest'anno, tanto pubblico, tanti partecipanti, aperta a tutti, davvero molto bella. E voi avete già iniziato la scuola? E in questi giorni vi siete allenati per la gara? No. Vi siete allenati correndo per andare a scuola?
No, io vado in bici. Ah, caspita. Allora complimenti, ci vediamo l'anno prossimo allora. Buona giornata, vedo che siete stanchissimi, vi dovete un attimo rifocillare. Buona giornata. Eccomi in compagnia di un altro atleta arrivato. Il tuo nome, raccontaci un po' di te. Mi chiamo Patrick, 18 anni. E ho deciso di partecipare a questa manifestazione dopo aver visto i cartelli. Ho pensato che potesse essere un buon momento di aggregazione anche per una buona causa. E solitamente partecipo a queste gare così di beneficenza, di paese, anche per allenamento, che ovviamente sono dedicate più ai bambini che agli adulti, un bel momento di divertimento, però penso anche che gli adulti debbano un po' divertirsi ogni tanto, quindi una corsetta in compagnia non fa mai male. Assolutamente, adulti e bambini, perché qui ce ne sono tantissimi. Sì, sì, è vero, abbiamo raggiunto i 170 partecipanti, se non ho sentito male, quindi davvero un buon numero. Poi il tempo ci ha anche graziato, quindi. Decisamente, dopo aver visto quest'estate particolarmente piovosa, diciamo che questa qua è una bella settimana anche per le corse, per gli allenamenti, soprattutto perché oggi ci sono diverse manifestazioni in giro per il territorio, quindi meno male. Benissimo, allora vedo che anche tu sei stanco, dovrai rifocillarti, buona giornata, buon divertimento e grazie, complimenti. E intanto ci sono i gonfiabili, vi ricordo il pranzo a mezzogiorno, forza bimba 77, gli ultimi metri, e vai, 92 gli ultimi metri, e vai, quanti anni? 4 anni, bravissimo. Eccoci qua, altri due arrivati, come vi chiamate? Leonardo. Tu? Matilde. Ma complimenti, hai corso con il tuo papà, sempre assieme, è la prima volta che fate questa gara? No, già la seconda. Ah, caspita, per cui vi siete divertiti? Sì, è bella, una bella iniziativa, complimenti agli organizzatori, perché comunque è organizzata bene. E niente, sono contento che almeno porti i figli a correre. Infatti, anche hai sempre corso con il tuo papà, anche tu? Sì. Mamma, e ti piace? Sì. Allora, man mano che cresci, starai sempre assieme, farete sempre insieme queste gare. Sì, è vero. Già lei fa le gare di corsa. Bellissimo. Beh, dai, è un modo per aggregare anche la famiglia. Certo, quello è vero, sì. E anche il figlio grande corre, quindi siamo tutti una famiglia di corridori. Insomma, siete proprio degli sportivi nati. Ok, allora vi auguro buona giornata e buon divertimento. Hai visto quante cose belle che ci saranno oggi? Farai correre gli aquiloni? Sì, ecco. Allora adesso ti riposi, buona giornata e buon divertimento. Grazie. Siamo allo stand della Croce Rossa, che mi risulta siete presenti tutti gli anni ovviamente, e a questa manifestazione soprattutto sono legati agli aquiloni, infatti ne abbiamo già visto qualcuno volare. Come mai l'idea degli aquiloni? Ormai è tanto tempo che c'è. È tanto tempo che le dirò che andando indietro anche a pensare, non mi ricordo. Dovevamo fare qualcosa di diverso e abbiamo incominciato prima con uno stand piccolo, poi si è allargato e tutti gli anni siamo qui. E aumenta sempre di più anche la presenza. No, facevamo gli aquiloni, facevamo il laboratorio. Ah. I bambini venivano e li facevamo fare loro. Adesso però diventa troppo pesante. Le signore sono sempre meno. Come volontarie. Si è aggiunto il signor Volonté e abbiamo fatto un bel servizio, molto bello, sì. Ma questo connubio aquiloni Croce Rossa lo fate soltanto per la festa di Saronno dei Lions oppure è proprio un'abitudine? Lo facciamo perché l'unica cosa è farlo insieme agli altri, perché da soli non riusciamo a fare tanto. Uno stand solo non vuol dire niente. E allora ci aggreghiamo. E come vedete quest'anno l'affluenza delle persone, anche se siamo ancora a metà mattina.
è sempre, e pomeriggio poi è pieno, però al mattino i bambini ci tengono ad andare all'aquilone, al parco, perché c'è la festa degli aquiloni. No, no. Sì, anche perché sono molto colorati, sono proprio belli, ed è difficile vederne. In effetti ci sono tante cose, si danno veramente tanto da fare per queste feste. Anzi, questo pomeriggio arriverà il signore che ci fa gli aquiloni, con un aquilone grandissimo, perché è una persona che gira tutto il mondo, e verso le 4 ha detto che sarà qua. No, infatti, ma sono proprio curiosa di vederlo, perché poi l'anno scorso c'è stato, è venuto qua, ha fatto un aquilone, una ruota che era grandissima. Per cui come funziona? I bambini vengono, scelgono l'aquilone, sì, danno un'offerta, immagino, e poi lo fanno volare e lo portano a casa? Lo portano a casa, sì, sì. Come? C'è la premiazione, di quello vola più in alto, sì. Ah, c'è addirittura la premiazione. La premiazione, chi arriva primo con quel famoso uccellino che c'è appeso, che lo fanno volare, e poi cioè anche la premiazione dell'aquilone che vola più in alto. Ma è una gara che parte a un'ora fissa oppure già sono tutti in gara? È libera, non ha. Quindi già problema. Sono già tutti in gara? Alle 8 di mattina eravamo di pomeriggio. Ah, di pomeriggio. Ho capito. Meno male vanno di più di pomeriggio. Però comunque è bello e divertente. Sì, poi oggi che il tempo insomma ci ha, esatto, ci ha graziato, vedere dei colori così con lo sfondo del cielo azzurro è veramente bello, che sia di buon auspicio, speriamo. Grazie, grazie mille. Non la pace, che ci sia pace per tutti. Ah sì, infatti benissimo. Non vi ho chiesto i nomi. Sì, non vi ho chiesto i nomi. Piera, Linda. Che buoni! Cosa sono questi? Questi sono i famosi pesciolini che noi facciamo ogni anno, perché vengono richiesti in modo particolare, e noi come marinai, mare, pesce. Infatti sono buonissimi, però non c'è soltanto questo, vero? No, abbiamo anche i totani, i ciuffetti, poi abbiamo le costine, abbiamo le salamelle, i würstel, poi abbiamo i nodini, no? Tutti fatti alla griglia in modo particolare, in modo diciamo marinaresco, dai. Sì. Ma questi sono fritti, vero? Certo. Però sono leggerissimi, secondo me sono proprio adatti anche a chi non potrebbe mangiare il fritto. Esatto. Voi siete l'associazione marinai di Saronno, il nostro scopo di stare uniti e dare un contributo alla comunità saronnese facendo queste attività e altre. Beh, parlare di associazione di marinai a Saronno è un po' buffo, perché proprio il mare non è vicino. Esatto, il mare non è vicino, ma negli anni 60, quando c'erano parecchie aziende nel nostro saronnese, e avevano delle grandissime commesse da parte della marina e dell'esercito, noi, Isotta Fraschini in modo particolare, e Fimi, facevano un contraccambio, no? Commessa di lavoro, però tu ci mandi i specialisti come leva da noi, marina e aviazione. Per cui siete tutti marinai voi? Beh, negli anni 60 eravamo tantissimi, eravamo 300 e passa. A oggi siamo 115, siamo ancora un buon numero, certo. Però la leva militare non c'è più, e di conseguenza quello che ci rimane è qua. I giovani che ormai hanno raggiunto gli 80, hanno raggiunto. Stiamo veleggiando sopra. Qua c'è il nostro baionetta, perciò. Bene, allora vi lascio lavorare. E io vado a mangiare. Bravissima. Grazie. E gusti molto bene il nostro fritto. Grazie. Prego. Allora.
Allora, il profumo mi ha attirato fino a qua, e infatti questo è l'angolo dei golosi, e sono in compagnia del signor Strano. Sì, ecco, nell'ambito dell'iniziativa odierna abbiamo anche questa parte qui che è riservata non solo ai golosi, perché c'è anche un piccolo bar con il caffè, le bibite, quindi diciamo che dopo l'autopasto bisogna passare da qui, da questa zona, proprio per completare la giornata mangiando qualcosa di buono. Tengo a sottolineare che tutte le torte sono casalinghe, cioè nel senso sono state fatte dalle signore mogli dei noi Lions, quindi ogni moglie si è sbizzarrita a dimostrare la propria bravura facendo 2-3 torte che verranno vendute, e poi è ricavato, anche questo andrà in beneficenza. Per cui si vendono a fette, oppure se uno vuole può anche comprarle in... Se qualche torta la tira proprio per intero, si può anche acquistare per intero tutta la torta, diciamo. Si vede che è tutto perfetto, ci sono proprio segnati tutti gli ingredienti, quindi è tutto sotto controllo. Tutto sotto controllo, perfetto. Ecco, quindi diciamo questo ormai è un angolo consolidato, perché la manifestazione viene ripetuta già da parecchi anni, e ogni anno questo angolo qui, diciamo dolciario, ha riscosso sempre un notevole successo. E beh, ci credo, infatti adesso io chiudo l'intervista, perché un pezzo di torta me la voglio assaggiare. Allora, signor Strano, la ringrazio. Buon lavoro anche grazie a voi. A voi. Grazie.